Rieccoci, i giovani parlanti di Milano che vi fanno ancora gli auguri per un buon anno. Benvenuti al Sud è un film di successo, ma non è così che il Salento sembra aver accolto Radio Padania Libera, l'emittente leghista che 150 anni dopo sembra quasi unire l'Italia. Trasmette dal profondo nord, dalla sede milanese del Carroccio, da un paio di settimane, si ascolta però anche qui all'estremo opposto, in terra di Taranta, in piena Terronia. Arriva in una trentina di paesi del Salento grazie ad una legge voluta da Bossi che le concede speciali privilegi. Questa legge stabilisce che le radio comunitarie, in particolare Radio Padania, possono impiantare frequenze su tutto il territorio nazionale andando in deroga a tutti i regolamenti. Alla faccia di Roma ladrona, Radio Padania riceve dallo Stato 500.000 euro l'anno e accede a frequenze radiofoniche ad altri negate. Ed è proprio qui, ad Alessano, dove è nato un profeta dell'accoglienza come Don Tonino Bello, che c'è il ripetitore che rimanda nelle cese la voce dei Lombard, offese e meridionali comprese. Siamo nel Basso Salento, ancora il popolo nordista ci vuole invadere. I contenuti sono inquietanti, un antimeridionalismo assolutamente demenziale e poi un continuo mantra contro gli immigrati, una cosa bruttissima. Noi che siamo un paese aperto a tutti, non abbiamo proprio nessuna necessità di questa radio. Padania Libera, buongiorno, sono io. Da dove mi chiami?